Caso 2 Martinetti, avete insomma appreso, perché comunque insomma, i comunicati stampa della federazione, la FIGC sono molto chiari, no? Martinetti ha avuto questo infortunio che poi, vabbè, parliamo già di un anno di, tra virgolette, audizioni, perché lui è andato sia per vie diciamo, legali pure da parte della giustizia civile che quella appunto sportiva, sbagliando, tra virgolette, perché se avete visto, insomma, è stato anche lui punito, deferito più che punito, perché ha violato la cosiddetta clausola compromissoria. Quindi c'è stato appunto questo episodio dove lui era nell'anno di Castori, allenatore, aveva avuto questo infortunio che tra parentesi poi si tirava dietro da diversi anni, quindi cioè, ma ci sono dei pacchi di cartelle cliniche che insomma chiariscono insomma tutto l'episodio. E quindi lui allora eravamo in ritiro invernale a Roma ed era appunto in via di recupero, aveva recuperato e niente, poi lui ha messo in mezzo dei certificati, non certificati, quindi la società sono obbligata ad avere una copertura assicurativa che avevamo, quindi è da capire, da vedere bene le date. Adesso non ho dettagliato perché sta seguendo tutto l'avvocato, quindi anche lì insomma ci stanno difendendo come abbiamo fatto da un anno a questa parte, insomma, perché anche lì gli interrogatori e le audizioni sono, non dico da un anno, ma quasi. Siamo tranquilli perché comunque alla fine abbiamo fatto anche lì tutti gli, insomma gli, adottato tutte le tutele del caso. Il calciatore ovviamente non è stato mai costretto a giocare, anche qui c'è Pietro Frontini, il dirigente, che è stato purtroppo, dico, tirato in mezzo, perché effettivamente insomma quando hai dei ruoli insomma dirigente accompagnatore, che è stato deferito anche, ho visto, ho letto più che altro un dirigente o il presidente della società che ha organizzato, poverino, lui non c'entra proprio niente, l'amichevole lì dell'Anzio Lavigno, e niente, lui era, nessuno ha mai costretto a Varese a giocare né una partita ufficiale né amichevole, era in via di recupero, quindi se la sentiva, ha giocato sia le partite di campionato che sono state insomma appunto indicate, sia quella famosa partita diciamo amichevole ufficiale, quindi assolutamente, quindi lui ha giocato con la sua volontà, se non mi sbaglio di queste partite ha fatto anche voi, figuriamoci. Per il discorso punizione, anche lì non essendo insomma, ma nemmeno illegale, potrebbe dare una risposta definitiva, perché il ventaglio di punizioni sono ampie dell'articolo 1, che l'articolo 1 ha insomma un ventaglio appunto di pene che vanno dalla piccola ammenda alla retrocessione nei dilettanti del campionato, per dirvi. Quindi casi simili sono stati affrontati, vi dico, non perché voglio adesso anticipare la sentenza, con delle ammende, presumo che anche quello sia così, però ripeto, non mi permetto di anticipare che qua alla fine sia di peggio o insomma di meglio, quindi non voglio, però insomma, ma questa è la giustizia sportiva, la giustizia civile, la giustizia civile, ci siamo già con lui, ecco, anche lì stiamo tra virgolette trovando un accordo conciliativo sulla extragiudiziale. Sì, perché lui ha fatto diciamo due cause parallele, quindi anche lì siamo tranquilli, ci difenderemo come abbiamo fatto sempre in altre situazioni e ripeto, sulla punizione non abbiamo paura, anche perché abbiamo, ripeto, ma sono fissato, cioè state cercando l'accordo extragiudiziale, eventualmente c'è già, perché lui in pratica l'accordo extragiudiziale non è, ecco, adesso non voglio ammettere una colpa che poi adesso voglio discolpare, cioè l'accordo lo stiamo trovando perché poi lui dopo ha avuto un infortunio che effettivamente poi ha approfittato di quella cosa lì per operarsi, per intervenire chirurgicamente, quindi noi stiamo trovando questo accordo economico, perché lì è dovere della società partecipare alle spese insomma così economiche che sostiene un tesserato qualora insomma è sottoposto a un intervento chirurgico, quindi su quel lato lì, su quella pretesa lì stanno trovando un accordo, su quella sportiva andremo avanti con i gradi di giudizio insomma. La mancata assicurazione, No, perché insomma la soluzione abbiamo fornito anche alla procura, quella che era insomma l'assicurazione obbligatoria, quindi lì era, cioè, un discorso di date, di apertura, chiusura, infortunio, quando noi abbiamo chiuso l'infortunio lui riteneva ancora di essere infortunato, quindi è sulla, diciamo, sui tempi effettivi di apertura e chiusura dell'infortunio più che di copertura, che l'assicurazione c'è ed era insomma anche perché è richiesto insomma dalle normative, quindi l'assicurazione era stata assicurata contrariamente a quanto c'è scritto lì c'è scritto, c'è una mancata copertura in determinato periodo,
ma non è mancata la copertura di certificato assicurativo, più di assicurazione.